Alle 5 di mattina del 24 agosto 2014 Boko Haram ha invaso la mia comunità, vicina al confine col Chad, nello stato di Borno. Boko Haram ci sparava addosso. Uno di questi uomini di Boko Haram ci ha raggiunto e mi ha colpito al punto che ho perso due denti. E ho visto questo campo dove tante persone erano tenute prigioniere da Boko Haram, alcune venivano uccise davanti ai miei occhi. Hanno provato più volte a convertirmi, ma quando hanno visto che non volevo convertirmi all'Islam per punirmi, hanno preso il mio bambino più piccolo che aveva appena un anno e l'hanno affogato nel fiume. Un giorno l'esercito ha invaso l'area. Mentre fuggivo avevo con me mio figlio Zachary e anche il bambino ho avuto a seguito di una delle violenze di Boko Haram, che all'epoca aveva appena sei mesi. Quando incontrerò il Santo Padre racconterò la mia storia e anche di come tutte le preghiere del Vescovo, dei sacerdoti, di tutti i fedeli della mia diocesi mi abbiano aiutata e mi abbiano salvata, e chiederò al Santo Padre di pregare per me, ma gli chiederò anche di pregare per tutte quelle ragazze che sono ancora nelle mani di Boko Haram, con alcune delle quali sono stata anch'io per ben due anni prigioniera nella boscaglia.